Coach Ticchi, allora si parte, che stagione si attende per l'Umana Layer femminile? Una stagione piena di soddisfazioni, oggi iniziamo una stagione che vogliamo dare soddisfazione alla nostra società, al nostro pubblico e portare a casa qualche trofeo. Quando ci siamo conosciuti la prima volta era un progetto in itinere, avete scelto di mantenere il nucleo forte dell'anno scorso inserendo alcune giocatrici importanti in alcuni ruoli chiave. Ci può spiegare appunto come è stata fatta questa campagna acquisti? Io credo che la squadra era competitiva, una squadra forte, forse poteva mancare qualche particolare, infatti abbiamo deciso di prendere una giocatrice molto forte dentro l'area con esperienza e questa giocatrice ci può cambiare gli equilibri e questo è il motivo per cui abbiamo cambiato poco, perché crediamo che la squadra sia forte e con qualche piccolo innesto possa migliorare molto. L'altro innesto importante è Elisa Penna, una giocatrice che per 4 anni era della Rare, per 4 anni è stata negli Stati Uniti, però anche in nazionale ha dimostrato il suo valore e potrà darci un grandissimo aiuto. E poi c'è Chiara Pastore, una giocatrice di esperienza per aiutare le nostre guardie, playmaker ad essere ancora più pericolose e mettere più pressione sulla palla. Manca poco più di un mese per iniziare la stagione perché c'è l'Eurolega dietro l'angolo, un obiettivo che l'Umana Rayer ha cercato di ricentrare l'anno scorso, è un obiettivo alla portata la partita con il Miskolc? Deve essere alla portata, lo facciamo perché vogliamo raggiungere questo traguardo che per noi è importante, perché riuscire a fare l'Eurolega, anche se può essere molto stancante, è molto ambizioso ed è molto gratificante, vuol dire che la società merita di essere più alti livelli europei. Per cui affrontiamo questo primo test, perché è un test per noi importantissimo e vogliamo riuscire a entrare finalmente in Eurolega. Adesso le squadre sono definite, come lo vede questo campionato di Serie A1? Un campionato in cui ci sono 3-4 squadre che hanno delle ambizioni importanti, le altre forse sono un gradino inferiore, ma sono quelle squadre che quando affrontano le squadre come la nostra, che hanno maggiori ambizioni, vogliono far vedere quanto sono forti, per cui anche squadre che possono sembrare un po' più deboli devono essere affrontate sempre con la massima attenzione. Quando è arrivato ha detto che è stato colpito dalla famiglia dell'Umana Rayer, ha scelto l'Umana Rayer proprio per questa dimensione che va al di là del campo di gioco. È passato poco più di un mese, cosa ha colto di questo ambiente che l'ha tratta tanto anche dal di fuori in questo mese? Grande professionalità e serietà, e io credo che, proprio lo dicevo prima allo staff quando abbiamo fatto la riunione, credo che sia una delle migliori organizzazioni italiane, se non la migliore per quanto riguarda pallacanestro, sportive chiaramente, e quello che mi ha colpito è questa grande professionalità insieme al il senso di appartenenza, il senso di divertirsi per fare questa cosa, e per cui divertiamoci e che i nostri obiettivi sono più facili da raggiungere. Divertiamoci anche col pubblico. Quello sicuramente, faremo una pallacanestro sicuramente divertente.